città. Le do piena, guarda, le do, da una parte le do pienamente ragione. Infatti mi attiverò adesso alla prima commissione che faremo URPV con le province del Veneto e chiederò di fare chiarimento su questo, sull'articolo 12 praticamente della legge 19 e di far chiarezza con anche le altre province, in modo che guardi, le leggi si fanno, si possono anche cambiare. Esatto, è quello che volevo sentirmi dire, assessore. Una legge rimane lì, oppure basta anche una circolare di chiarificazione da parte da chi ha fatto la legge, praticamente da parte dell'assessorato regionale o da parte dei dirigenti, in cui si chiarisce che si intende così, però è meglio cambiare la legge, perché esatto, poi cambia il dirigente, cambia l'assessore, esatto, e esatto, la legge quando è scritta, cioè, assessore, se lei riscrive la legge, lei diventa immediatamente, da appassionato di pesca come ha dichiarato di essere, noi siamo felici di avere un ulteriore appassionato di pesca, tra l'altro con incarichi istituzionali, lei diventerà immediatamente il beniamino dei pescatori. Abbiamo bisogno di leggi che siano fatti per i pescatori e non per un qualche cosa di indefinito che non conosce minimamente il nostro sistema e il nostro mondo. Do, quindi la riscriva da zero. Ha pienamente ragione, perché meno burocrazia si mette e più semplici sono le cose, meglio è per tutti, insomma. Ecco. Esatto. Anche perché parliamo di pesca, tanti se la prendono con i pescatori e poi in realtà ci sono fattori più negativi tipo l'inquinamento e là nessuno va a vedere, insomma. Questo esatto. È il concetto. Assessore, noi la ringraziamo tantissimo, ci facciamo il nodo al fazzoletto come fanno anche in altre trasmissioni, perché ci permetteremo magari di disturbarla nuovamente, sì, per vedere se effettivamente queste diciamo storture, chiamiamole così, che non dovrebbero apparire in una legge, possono apparire magari in un regolamento, ma il regolamento si modifica in 4 minuti, purtroppo una legge regionale non è così. Spesso e volentieri è più difficile cambiare un comma di una legge regionale che non farne una nuova. Quindi comunque, dicevo, ci facciamo onore al fazzoletto e la ringraziamo per il suo intervento e ci raccomandiamo a lei, ci metta la penna. Vi ringrazio. Grazie assessore. Grazie. Grazie. Arrivederci. Posso dire una cosa? Allora, la prima è che trovo già positivo il fatto che un politico si prenda la briga di, fra virgolette, perdere del tempo ad ascoltare quelli che lo pagano. Tutto sabbato, no? Sì. Buona questa è buona, bravo Matteo. Trovo che lui sia stato prima di tutto onesto nel, a un certo punto, ammettere di fronte all'evidenza, magari un po' pungolato da noi, certo, un po' di reticenza, andiamole, cioè, che dire, si tratta di una legge mal scritta. Sì. E questo è un punto assolutamente a suo favore. Se è vero che effettivamente questa legge lui si adopererà per farla cambiare, abbiamo trovato un nostro potente alleato. Quello che è, esatto. Molto potente alleato. Perché può servire da esempio anche ad altre leggi regionali. Abbiamo creato il precedente di cui abbiamo un bisogno assolutamente incredibile. Dobbiamo trovare sponda. E sono stupito dalla provincia di Treviso ancora di più, perché 2 anni fa, al termine di una cosa, al fishing show, di una nostra classica conferenza, poi tra l'altro del trio maledetto, fu proprio qualche rappresentante dell'amministrazione di Treviso che mi chiese di ripetere lo stesso tipo di conferenza, che poi non avvenne per varie ragioni, proprio in provincia di Treviso, perché erano estremamente attenti, intenzionati a seguire qualcuna delle indicazioni che avevamo tranquillamente dato. Il problema è che il punto di contatto tra noi e la struttura amministrativa sono le leggi. Certo. Questo è il problema. Quindi fondamentalmente io credo, e l'abbiamo detto più volte, e questo credo che sia stato un esempio concreto, tangibile e messo a disposizione di tutti, di come la sinergia tra il pescatore e l'ente istituzionale può creare quel tipo di maglia, di struttura sufficiente sia a rendere coerente una legge con quelle sono esigenze, sia a renderla obiettiva per quanto riguarda la sua applicazione e soprattutto la cosa più importante è condivisibile, certo, tanto dall'ente quanto dall'utente. Gianluca, ti lancio una cosa, ma se noi, visto che noi ci sentiamo spesso e sbrodoliamo tonnellate di parole su pezzi di carta, anzi su email e sui giornali, per fortuna lo facciamo da tanti anni, ma se lo scriviamo noi un facsimile di regolamento fatto da professionisti, quale con molta presunzione pensiamo, crediamo, parlo a titolo personale, facciamo così, di essere nel mondo della pesca o nel tuo caso addirittura tecnico ambientale, perché non scriviamo un regolamento di riferimento e diciamo, signori, noi mondo della pesca sportiva italiana, attraverso la FIPO, attraverso le noi proponiamo questa idea, non avete più alibi, questo è quello che vogliamo noi.
io ci, mi ci a quel punto mettere a ci mettiamo la nostra faccia stasera, sopra. Guarda, cioè, la magna carta della la magna carta, pensa che cosa. No, ma se, credo che è assolutamente fattibile. Sia un'ipotesi assolutamente percorribile. Perché ciò che manca spesso è il tecnico super tecnico. Quello che l'assessore fa il politico, giustamente può essere un appassionato di pesca, così come il ministro della difesa, che è stato il lavoro... Ha fatto il militare. Ma lui è un uomo di firma, ma intorno a dei sottosegretari che sono i tecnici, ma se i sottosegretari, come accadde a me, si chiamavano Gianni Rivera, che di professione faceva grandissimo calciatore, ma non certo l'ufficiale di carriera in Forza Armata, il sottosegretario fornisce al ministro delle informazioni, su cui il ministro pone la firma, che non sono propriamente... corrette e allineate con quello che è la politica militare del paese e con la politica ambientale. Quello che potrebbe essere una traccia normativa attualizzata e coerente di quello che potrebbe essere uno scheletro da adattare. Esatto. Lo sai come si chiama quella cosa di cui state parlando voi? Si chiama legge quadro. Legge quadro. Che allora in Italia ancora non detto, c'è. E allora si vorrebbe fare un'altra cosa, perché tutto quanto questo succede perché la pesca è anche amministrata da centinaia di microfeudi, che chiamiamole proprio, che ci sono già. Mi prometti che mi dedichi una puntata sul fatto che in un torrente ci sono 10 regolamenti diversi? Due. Perché per 10 regolamenti diversi vogliono due puntate. Ma promettimelo. Se te ne parlo promesso, io poi tre. Promesso. Sì, però noi parliamo quello di un altro scandalo assurdo. Li portiamo qua i responsabili? Certo. Ma bene, nella gerarchia delle fonti certo, del diritto, noi sappiamo benissimo che qualora venisse promulgata una legge quadro, tutto ciò che provincia e regione deve fare riferimento alla legge quadro. Non quindi solo, noi forniamo lo strumento principale. C'è anche la proposta popolare, voi non vuoi, e siamo tanti. E certo. Bene. Tempo è volato, è stata una puntata incredibilmente interessante. È fattiva. E se mi permettete, sapete che cosa mi è piaciuto molto? L'imbarazzo dell'assessore quando Gianluca l'ha detto, ma se prendo un siluro da un quintale... Che me ne faccio? Meno male non ha risposto come avrebbe risposto qualcun altro. Non è colpa dell'assessore, dai. Non è colpa dell'assessore? No. Ma lo so, purtroppo lo so. Lui deve fare il suo mestiere. Alla prossima puntata, ciao a tutti.